Shalom, shalom a tutti, benvenuti nella nostra rubrica Da donna a donna. Meisha Lensha. Bene, Danila, oggi che abbiamo come ospite? Oggi abbiamo un ospite molto particolare, molto meravigliosa. È un'amica, una sorella e una dottoressa. È con noi Cristiana Caffarelli. Ciao Cristiana! Ciao, benvenuta. Ben trovate, buonasera. Buongiorno. Buongiorno, buonasera. A seconda di quando i nostri amici ci vogliono vedere, eccoci qua pronte per loro. Dottoressa in cosa? Perché ho detto dottoressa in cosa? Dottoressa in psicologia e psicoterapia. Ta-da! Sì, Oggi ce n'è per perché nessuno! appunto oggi parleremo di ansia. Mamma mia. Scusate, Ansia! datemi 2 minuti perché già sono ansiosa. Dai, parleremo di ansia che purtroppo, dobbiamo dire purtroppo, molte persone ne soffrono. E a volte Soffrono soprattutto non in si sa questo come periodo. affrontarla, non si sa come uscirne fuori da questa ansia. Però la nostra Cristiana ci darà qualche consiglio, dai. Esatto, specialmente in questo periodo che stiamo vivendo, penso che l'ansia è schizzata alle stelle con la situazione della pandemia, quello che per alcuni era latente magari si è mostrato e chi più chi meno si è fatto cogliere un po' dall'ansia. Infatti io quando ci eravamo sentite, ed è una cosa, una domanda che faccio a tante amiche psicologhe, e una domanda che faccio a tutte per mera curiosità è: ma negli ultimi, diciamo, 5 anni, quanto è aumentato gli attacchi di panico e l'ansia? Quanto l'avete visto aumentare nelle vostre sedute? Tanto, tanto per non parlare degli ultimi mesi, però comunque già negli ultimi 5 anni gli studi dicono che l'ansia ha superato il disturbo della depressione, che prima stava al primo posto, adesso è stato surclassato dall'ansia. Uno Sì. scoopone proprio, uno scoop, cavolo, questo non ne avevo minimamente idea. Ma prima di parlare del cosa, come e quando, ma che cos'è l'ansia? Allora, che cos'è l'ansia? L'ansia, la parola ansia deriva dal greco, significa io stringo, perché di solito chi soffre d'ansia vive proprio come una stretta al collo, un senso di oppressione che si manifesta nel fisico, nel corpo. In realtà è una reazione abbastanza normale alle situazioni stressanti, come può essere un esame, l'attesa di una risposta. Beh, ci sono tanti disturbi, insomma, dai. Un cambiamento improvviso e quindi l'organismo si prepara con una serie di attivazioni neurofisiologiche, quindi si attivano degli ormoni, l'adrenalina, la noradrenalina, che è l'ormone proprio dello stress, vanno in circolo e quindi l'organismo si prepara alla fuga o all'attacco, si prepara a una situazione Si va fuori controllo. Inizio di protezione può essere anche un inizio positivo di protezione che però fugge dal controllo. Sì, all'inizio appunto, in questi casi è del tutto normale perché poi ri si ritorna alla normalità, cioè non va mai oltre un certo Determinati picchi. picco. Sì, mentre poi l'ansia diventa un disturbo quando si parla di ansia generalizzata, cioè la persona si sente sempre continuamente in iperattività all'interno, quindi tachicardia, sudorazione delle mani, sensazione appunto di mancanza d'aria, fino ad arrivare anche a sintomatologie che riguardano lo stomaco, l'intestino. L'ansia tocca Quindi tutta la fase qualcosa che dell'intervento. quello che parte dalla mente riesce poi a intaccare, a influenzare e a danneggiare anche parti del Tutto il corpo. corpo, sì. Sì, infatti, Eh? siccome fa parte della sfera emotiva e le emozioni sono molto fisiche, Normale. tutte quante, Ma dalla rabbia alla volevo fare tristezza. una domanda. Ma ci possono essere dei soggetti più predisposti all'ansia? Sì,
Allora, ci sono sia predisposizioni genetiche, perché gli studi hanno scoperto questo, che ambientali. Le cause ambientali, cioè l'ambiente dove noi cresciamo fin da bambini, se abbiamo dei genitori ansiosi o un genitore ansioso, è normale che noi svilupperemo una modalità di affrontare la vita ansiosa. Quindi già di base siamo un po' svantaggiati. Se abbiamo entrambi gli elementi, ancora di più, quindi genetico e ambientale. Però, Mamma mia. quindi la classica nostra domanda è quella: c'era qualcuno in famiglia che era ansioso, la mamma, il papà? Di solito sempre. È Come già in vedo io, quadri, sì. no? È già in quadri. Però a volte insomma, a volte non ci sono i genitori che hanno l'ansia, però purtroppo può scatenarsi, può uscire fuori quest'ansia, giusto? Sì. Per esempio, se c'è un trauma, di fronte a un trauma, anche delle patologie fisiche possono scatenare l'ansia. I cardiopatici spesso soffrono d'ansia. Sì. Problemi alla tiroide provoca ansia. Problemi endocrinologici scatenano l'ansia perché sono gli ormoni che agiscono a livello emotivo. Quindi sono altri disturbi a scatenare l'ansia, ma l'ansia può scatenare altri disturbi. Sì. L'ansia può scatenare la depressione perché chi soffre di ansia a lungo andare tende a deprimersi. Oppure può portare all'attacco di panico, che è un altro disturbo molto più intenso dell'ansia, che atterrisce la persona, proprio la sensazione di terrore, terrore Blocca. improvviso, paura di morire o di impazzire, perché si sentono addirittura i sintomi dell'infarto quando si ha un attacco di panico, tant'è che di solito si va al pronto soccorso. Ah, sì, mi è capitato non a me, ma a persone che conosco che hanno avuto questo effetto di erano convinte che stava per venire un infarto, invece altro non era che una finzione della mente poi. Cioè, la mente che ha paura del futuro, che si immagina scenari inverosimili e che quindi si predispone su quello scenario, va oltre il presente, come se si immagina qualcosa che in realtà non c'è, che in realtà non è. Ma Cristiana, secondo te, perché i casi di ansia sono aumentati, gli attacchi di panico sono aumentati? Quale secondo te sarà il motivo? Allora, un po' è cambiata la vita. Prima si viveva, la vita era molto più regolare, c'erano più certezze, ma negli ultimi anni c'è precarietà su tutto, dalle relazioni che improvvisamente più facilmente di prima si interrompono, dal lavoro che non è più quello stabile, ma ci si deve sempre reinventare e così via. Quindi la società è cambiata, è tutto veloce, è tutto rapido, in mutazione continua, quindi bisogna stare al passo. Questo è l'ansia, tanta Senti, ma ansia. ci sta anche il fatto che domandano da te uno standard alto di prestazione, di aspetto fisico, di aspetto estetico e quindi questo continuo mettere nella tua testa determinati stereotipi e tu non lo raggiungi mai e non lo potrai mai raggiungere e quindi ti viene questa ansia e depressione? Potrebbe essere. Diciamo che questo però ecco, fa parte del perfezionismo clinico, lo chiamiamo noi, cioè le persone che tendono al perfezionismo sviluppano sintomi, disturbi d'ansia, fino ad arrivare anche a ossessioni, Sì. disturbo ossessivo-compulsivo, fa parte dei disturbi d'ansia e può portare appunto a livelli di controllo esagerato, perché poi c'è l'illusione di poter controllare tutto, di voler controllare tutto crea ancora più ansia. Tanto non si Eccoci. può controllare tutto, Certo, si perché è può normale. controllare tutto, si può controllare. L'ansia è Sì. comunque l'ansia è brutta, è brutta. Io ne so qualcosa perché ci ho sofferto per tanto tempo, non tanto, però ci ho sofferto. Ah. Iniziai, la faccio breve perché è troppo lunga per raccontarla, però proprio iniziai con una crisi di aritmia. Quella crisi di aritmia da ragazza a me mi portò l'ansia perché non vivevo più, avevo terrore che mi venisse di nuovo un'altra crisi.
la notte dormivo poco, l'ansia andava sempre crescendo, crescendo, crescendo. Non sapevo più cosa fare, gli attacchi di panico erano ogni giorno avevo gli attacchi di panico, come dicevi prima, ogni giorno andavo a finire in ospedale per questo attacco di panico che pure me lo sentivo in gola, mi sentivo proprio che stavo quasi per morire, non avevo più controllo di me stessa, niente, non... Solo piangevo e gridavo, mi ricordo, perché ero giovane, piangevo e gridavo e non sapevo cosa mi stesse accadendo. Poi però, stranamente, sono finiti tutti questi attacchi, questa ansia, sono scomparsi, forse Cioè, com'è perché... venuto, se n'è andato. Se n'è andato? No, se n'è andato quando mi sono sposata e ho avuto il primo bambino e questi disturbi sono scomparsi. Meno male. Però purtroppo, devo dire purtroppo, dopo tantissimi anni, perché io i primi attacchi l'ho avuto 16-17 anni, poi dopo tantissimi anni ci sono ricaduta. E lì l'ho presa brutta, lì veramente l'ho presa brutta. Perché ci sono ricaduta? Perché mi è venuta un'altra aritmia al cuore. Questa aritmia al cuore è stata veramente fortissima, ma molto forte, che stavano quasi per operarmi, però poi, grazie a Dio, insomma, ci hanno fatto a rallentare questi battiti. E da lì di Incredibile. nuovo l'ansia che si è scatenata, proprio, insomma, sono arrivata al punto che avevo paura a toccare l'acqua, avevo paura della gente, avevo paura di tutto. Non ero ancora nella fede, però io ho sempre creduto a Dio e sempre pregato il Signore che mi guarisse veramente. E il Signore l'ho fatto perché mi ha guarito ancora una volta senza, lo devo dire, so che senza alcuna medicina. Mi ha guarita. Grazie però comunque a mio marito. Mio marito mi è stato molto, ma molto di aiuto. Perché se non fosse stato per lui... Io forse sarei restata in quel cerchio che non ne potevo uscire, però veramente mio marito è Gloria stato a Dio. un grande Gloria dottore per me, un grande psicologo per me, veramente lo devo dire. Quindi penso che a Dio. con la forza di volontà penso che tutti ne possiamo uscire fuori. Io voglio prendere una scrittura della Bibbia dove dice il secondo Timoteo 1,7, dice: Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma uno spirito di forza, d'amore e di autocontrollo. Quindi dobbiamo essere forti, dobbiamo autocontrollarci. Quando viene quest'ansia, davvero è forte, però dobbiamo controllarci. Lo so che in due parole non si può spiegare questa cosa di qua, come penso. Per Cristiana non è che in mezz'ora possa spiegare come curarsi, però ci può far capire insomma cosa possiamo fare quando vengono questi attacchi di panico o di ansia. Allora, quello che faccio io di solito nel mio lavoro è agisco su due fronti, perché sono due i fronti implicati, il corpo e la mente, oltre che lo spirito quando lavoro con pazienti credenti. Allora lì mi posso permettere anche di parlare della Bibbia a livello spirituale. Comunque, insegno a tutti una tecnica di respirazione molto semplice ma molto efficace. Una tecnica di respirazione diaframmatica con un certo appoggio dei piedi che dà sicurezza per riprendere contatto con il proprio corpo e realizzare che in quel momento noi siamo in grado di autocalmarci soltanto respirando molto profondamente. Siccome l'ansia accorcia il respiro, tant'è che si sente quasi che l'aria non entra più, c'è cioè il broncospasmo, si chiama. E allungare il respiro fino all'addome, quindi respirazione diaframmatica addominale, aiuta tantissimo. E quindi io insegno questa tecnica che veramente ci abbiamo combattuto
tantissimi attacchi di panico di gente che prendeva psicofarmaci e li ha gettati via grazie a questa tecnica semplice ma efficace, perché se lo si fa tutti i giorni, anche quando non c'è ansia, si è allenati a respirare in un certo modo e quando arriva l'attacco noi siamo Sai capaci di cosa calmarci, fare? quindi sappiamo autocalmarci. L'altro lavoro che faccio è quello sulla psiche, sui pensieri, perché l'uomo ha tre funzioni psichiche: il pensiero, il sentimento, quindi l'emozione, e il comportamento. Questi tre sono strettamente collegati. Se io penso negativamente, avrò un'emozione negativa e Un avrò un comportamento. atteggiamento anche fisico del mio comportamento negativo. Per cui se io riesco a cambiare uno di questi tre, per forza gli altri due Si devono adeguano. seguire. Posso provare a cambiare il pensiero, se non riesco provo a cambiare l'emozione, se non riesco provo a cambiare il comportamento. Per esempio c'è gente che va a correre e fa un'azione fisica, un comportamento e gli passa in quel modo. C'è chi si accende una musica, un canto, una lode e adorando Dio, quindi cambiando l'emozione, riesce a cambiare il pensiero che era negativo, per esempio, e chi riesce a focalizzarsi invece su un pensiero diverso, invece che catastrofico, invece che un pensiero di fallimento può essere, un pensiero positivo. Ma non a Ottimo. pensiero positivo, quello basato sul Sì, sì, nulla, sì. molto concreto il pensiero positivo. Cioè, la realtà qual è? Sto rischiando la vita, vado incontro a una cosa gravissima? No, e allora io posso pensare positivo perché la realtà è positiva, ecco. Senti, Certo. Cristiana, tu hai detto prima che lavori su determinati fronti, tra cui anche quello spirituale, no? Perché tu sei una dottoressa, sei una psicologa, ma sei anche una figlia di Dio, cioè tu credi nel Signore, tu credi nella Bibbia, tant'è che noi, io e te ci conosciamo per questo, ma come si conciliano le due cose? Come si concilia la dottoressa Caffarelli con Cristiana, figlia di Dio? Si può conciliare la parte della psicologa e quindi anche un po' della scienza, per quanto non sia una scienza provata al 100%, perché parla di mente, di cose che non si vedono, però con la Bibbia che magari potrebbe sembrare che dice altre cose. Come si concilia? In realtà si concilia benissimo. Io quando mi sono. Alleluia! Sì, quando è stata una bella scoperta. Io quando mi sono convertita ero già psicoterapeuta 17 anni fa. Ero già psicoterapeuta da 3 anni. E quando feci la scoperta, l'esperienza meravigliosa con Dio, poi pensai: come faccio adesso a mettere insieme le due cose? Brava, E come Dio fai? stesso. Dio stesso, devo dire, mi ammaestrò proprio, veramente è stata un'esperienza meravigliosa, perché io non conoscevo nessun credente psicologo, psicoterapeuta, però Dio mi fece proprio capire anche proprio nei passi della Bibbia, a parte ci sono diversi, molti versi sull'ansia, no? Per esempio Tantissimi. Filippesi 4, 6, 7, non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera, supplica e ringraziamento, e la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza custodirà la vostra mente e il vostro cuore in Cristo Gesù. Io li ho imparati a memoria questi versi, perché poi li ho fatti proprio il cavallo di battaglia sia nella mia vita personale ma anche nella vita dei miei pazienti, credenti che potevano afferrare questi versi e farli propri. Giusto, Quindi tu rispetti chi viene da te e non è credente, tu rispetti e usi un altro, i due metodi che hai studiato. Invece con un credente, oltre ai metodi che hai studiato e che hai messo in pratica e che vedi i risultati, usi anche l'arma segreta, che è lo Spirito Santo. Per quanto lo Spirito Santo sono sicura che lo usi anche con i non credenti, perché tutto ciò che è buono viene da Dio. Non è che Dio viene messo fuori quando tu lavori con i non credenti. È sempre lì, ma ha una apparenza più nascosta, diciamo, è come Esther che dice, no? La regina Esther era ebrea, ma nessuno lo sapeva, però lei lo era e la sapienza è passata attraverso di lei, la sapienza di Dio.
Quindi, sai perché questa domanda? Perché credo che già saprai, ci sono alcune posizioni all'interno di alcune chiese che sono un po' restie alla psicologia. Perché secondo te invece, per un credente anche, è importante la psicologia? Allora, sì, questa è una domanda che tante volte viene posta, no? Ci sono credenti che vengono in terapia quasi, quasi si Con vergognano. senso di colpa vengono, con senso di Sì, colpa, che se lo sembra che non hanno sapesse il mio avuto fede. pastore, infatti, oppure non l'avrei mai detto, io non ci sarei mai venuto qui, ma sono stato costretto e vengo perché so che lei anche crede in Dio, no? Però è importante, giustamente, perché si sentono capiti. Allora, succede che quando abbiamo delle ferite della nostra infanzia, che non neanche ricordiamo, di cui non abbiamo appunto piena conoscenza, e queste ferite che non sono appunto note a noi, ci portano a vivere, quindi situazioni, adesso stiamo parlando dell'ansia, ma ci sono altre problematiche, no? Situazioni difficili, cose che noi capiamo che non vanno bene in noi, che non ci permettono di vivere una vita serena, e non essendo a conoscenza di queste ferite, non le abbiamo curate, Dio non le cura istantaneamente. Non è che Dio quando ci salva poi guarisce tutta la nostra mente o il nostro corpo istantaneamente, lo può fare perché quello è un miracolo, Dio fa i miracoli, ancora oggi li fa, però spesso non lo fa e quindi c'è bisogno che il credente si renda conto di quale sia il proprio problema a monte, all'origine. Quindi noi facendo un lavoro per scoprire da dove provenga, quindi dare una spiegazione razionale alla nostra difficoltà, possiamo mettere questa ferita davanti al Signore, pregarci insieme e pregarci e chiedere a Dio di curare quella parte lì. Diciamo che la tecnica terapeutica che utilizzo io si chiama l'analisi transazionale, il cui fondatore era ebreo, e lui diceva, il terapeuta cura, ma è Dio che guarisce. Ed è vero. Alleluia. Amen, amen. Quindi posso dire che la psicologia non va contro la Bibbia, ma ne è un supporto, se ovviamente usata in modo corretto, Certo. perché come tutti gli ambienti ci sono i professionisti bravi, etici, morali e poi ci sono quelli che io chiamo macellai, no? C'è di tutto, perché come c'è un dottore medico del corpo bravo, ci sono anche quelli incapaci. Quindi se io non ho problemi ad andare dal medico perché sto avendo problemi nel fisico e non mi sento in colpa a livello biblico, perché mai dovrei sentirmi in colpa se io ho un problema a livello della psiche che magari non so proprio risolvere, perché magari è proprio nascosto lì dietro e non riesco ad afferrarlo. Invece magari quello psicologo ha quella vista da fuori, quella prospettiva esterna, oltre che tecnica, che tira fuori quella cosa occulta in quell'angolo oscuro della mente, te lo porta alla luce e insieme a Dio ti aiuta a risolverlo, almeno io ho fatto un percorso di terapia e non mi sono mai sentita in colpa per quanto ci sono state persone che me l'avevano altamente sconsigliato, ma ero arrivata a un punto che dico io qui mi fermo, io non riesco ad andare oltre perché non vedo, non riesco a vedere dov'è il problema, è solo un circolo vizioso che si ripete, fai sempre gli stessi errori, non riesci a capire perché nonostante io conosco la Bibbia, nonostante io sono un insegnante, dovrei saperle queste cose. Invece serve un aiuto esterno, che ringrazio Dio che ho trovato, rimanendo attaccata al mio Dio e allo Spirito, mi ha aiutato a superare degli step e a mio avviso ad amare Dio ancora di più, perché oggi lo posso amare con meno zavorre addosso. Io ho meno zavorre quando mi presento davanti a Lui, perché come tu ti senti, come ti rapporti con l'altro, poi ti rapporti pure con Dio. Esatto. Invece E quindi arrivi davanti a lui più leggero, riesci a perché se ci vai con le mani pieni di cose, non puoi prendere, ma se ci vai con le mani vuote, riesci a prendere quello che ti dà,
aspetti da lui, magari sei appunto una persona ansiosa, ecco, e Dio ti fa una promessa, invece tu l'ansia, no, non lo so se succederà, però se poi succede questo, quindi tutto quello che Dio ti dice lo metti in discussione perché sei un tipo ansioso, per esempio. Sì. Ma proprio nella fiducia in Dio, per esempio, chi ha avuto un padre assente e inaffidabile, la figura di Dio Padre si fa fatica a vederla per quella che è e a conoscerla, perché la figura paterna è stata magari appunto insolvente, non è stato un buon padre, quindi si fa fatica anche a vedere Dio come un buon padre, a percepirlo così, e lì serve una cura. La mente si ammala come il corpo, certo, però comunque andare appunto da uno psicologo non è un peccato e non è neanche una mancanza di fede, che non è che io sto andando da uno psicologo perché ho poca fede, o dobbiamo togliercelo dalla mente. Sì, chiediamo aiuto a Dio, chiediamolo, mettiamoci in preghiera e chiediamo aiuto. Dio può fare tutto, lo sappiamo. Però a volte abbiamo bisogno di uno psicologo, abbiamo bisogno di esternare fuori tutte le nostre emozioni, tutto quello che ci abbiamo dentro. La Bibbia infatti, sì, cerchiamo di cercare aiuto in uno psicologo, la Bibbia ci dice, in primo Pietro, di gettare ogni nostra preoccupazione su Dio, perché Lui ha cura di noi, quindi Lui ha cura di noi, ma anche uno psicologo viene in aiuto a noi. E così possiamo uscire da questa cosa che ci tormenta, no? Io la chiamo cosa perché questa ansia mi fa venire, solo la parola mi fa venire ansia. Oggetto indefinito. Quindi cerchiamo l'aiuto, non vergogniamoci, non diciamo no, ma io non vado da uno psicologo perché non sono malata di testa. A volte... bravo, questo è un pregiudizio. Sì, no? A volte dicono no, ma io non sono malata di testa, perché devo cercare aiuto da un dottore? Ma non è questione di malattia mentale, è questione di stare bene tu con te stessa e poi con gli altri. Ma no? Io sono una di quelle che crede, cara Rosanna, che secondo me tutti dovrebbero andare dallo psicologo almeno per un tempo della propria vita, per un annetto ci dovrebbero andare tutti. Perché tutti abbiamo complessi che ci hanno trasmesso o che abbiamo acquisito nel corso della nostra vita, ma noi non siamo puliti al 100%, abbiamo atteggiamenti o abbiamo assunto paure ereditate o meno, ma ci sono. Invece una vista da fuori, quella... Poi la cosa bella è che sono parole, e la parola è vita, cioè lo psicologo non ti cura attraverso, appunto, ti apre, ti viviseziona come fa il chirurgo, ma usa le parole e dice che morte e vita sono nel potere della lingua, cioè attraverso una conversazione intelligente, saggia e ovviamente con conoscenza riesce ad aiutare l'altra persona. È logico che dico, non è che si va così, domani mi sveglio e vado dallo psicologo. Io come credente dico, ci pregate e chiedete a Dio che Dio vi mandi la persona che Lui ritiene opportuna per voi. Io feci così quando ero arrivata a un determinato limite, io ho cominciato a pregare che il Signore mi mandasse qualcuno per farmi vedere quello che io non vedevo, e dopo un mesetto, per caso, che è arrivato una persona che aveva un temperamento e un modo di trattare che era perfetto per la mia personalità e mi ha aiutato. Quindi se Dio decide che quello è il tuo modo per aiutarti, ti farà trovare la persona giusta. L'importante è che questo viene messo nelle mani di Dio, che non prendi e vai così, mo perché l'abbiamo detto, prendi, apri l'elenco, vai a caso e punti il dito. Non è così. È una cosa che va studiata e va pensata, perché comunque sia si va a rompere un vaso di Pandora, e ci sono persone che io conosco che hanno paura a romperlo, questo vaso di Pandora, non sapendo che invece saranno molto più libere. Però ci vuole una determinazione, perché non è che lo psicologo fa tutto lui, ci deve essere la collaborazione. Lo psicologo dice una cosa, ma poi tu la devi mettere in pratica, altrimenti è un lavoro a senso unico che non produrrà. Infatti si lavora sempre in due, e le persone hanno anche molta paura della dipendenza,
e dicono: ma non è che poi io venendo qui dopo penso che da solo non riesco a fare più nulla, non sono. Ecco, brava. Che gli rispondiamo a questi? Questa domanda la fanno tutti. Allora, personalmente devo dire che ho visto persone che arrivano da 10 anni di terapia, io mi sento male quando sento una cosa del genere, perché a volte succede anche che gente dopo 10 anni di terapia non abbia risolto, no, i propri problemi. Io dico che si insegna invece alla persona, una volta che appunto si è scavato un po' e si è capito il nocciolo del problema e ci si è lavorato, si insegna proprio alla persona a utilizzarlo poi a casa da solo il sistema. Una volta che abbiamo scoperto un po' come è fatta la nostra personalità e la conosciamo, è lì che poi quella cosa è uno strumento che ti resterà per sempre. Brava, esatto. È che E si quindi una pensa, io risposta. vado da te e tu mi risolvi, quindi ogni volta che avrò un problema io vado da te. E invece no, quello che io ho imparato è che la terapia mi ha dato gli strumenti, la prima volta mi ha fatto vedere come funzionavano, la seconda mi ha osservato mentre li facevo da sola e poi alla fine ormai è una cosa che è tua, cioè ti dai gli strumenti per vivere bene. Poi ci sono, ecco, quelli che vanno alla dipendenza, ma se dopo 10 anni, figlio mio, non sei migliorata, è come andare dallo stesso meccanico e dopo un po' ci ritorni perché la macchina è sempre rotta, ma cambia meccanico. Qualcosa che non va. Segui, fatti una domanda e datti una risposta, Ma poi insomma. penso che poi si impara da sole, no? A autocontrollarsi, perché sai, quel momento che sta per arrivare l'ansia, che ne so, Impari a gestirla. sì, va gestita, Esatto. si pensa a qualcos'altro, oppure se tu sai che quella determinata cosa ti dà fastidio, esci, vatti a fare una passeggiata, che non Una l'ascoltare. Per passeggiata. esempio, a me mi dà tanto fastidio le persone negative, che si deprimono, che parlano sempre di cose negative. Questa cosa qua a me mi fa stare male, allora io Mi fa venire preferisco. l'ansia questa cosa qua. È proprio tragica. Non le voglio manco ascoltare, basta. No, ascoltiamo persone positive, che fa bene alla salute. Beh, sì, dai. Diciamo che Esatto. noi infatti facciamo proprio, si chiama contratto terapeutico. Almeno noi lo stabiliamo. Il contratto si chiama così perché è bilaterale, no? Si lavora in due, non è uno solo. Terapeuta, ma in due, quindi il terapeuta ci mette le competenze, la persona ci mette la propria conoscenza di se stesso e l'impegno, e in due si punta all'obiettivo. Quindi io lavoro sempre per obiettivi, non è che tu vieni qui e stai ore e ore a parlare, a raccontarmi tutta la tua vita, non mi interessa, partiamo sempre dal qui ed ora, dall'oggi, e poi se necessario torniamo indietro, ma sempre con l'obiettivo. Perché se non c'è un obiettivo, noi possiamo stare anni a parlare della tua vita, ma non risolviamo nulla. Certo, esatto, Giusto, ottimo, giusto. ottimo. Io credo che il più grande psicologo che sia mai esistito sia stato proprio Gesù Cristo. E c'è un punto in particolare che mi ha trasmesso questo, è il momento in cui lui è stato arrestato, già stiamo iniziando la famosa passione, è già stato preso dal Getsemani e i discepoli lo seguono ma da dietro, da lontano, insomma. E c'è il punto in cui Pietro rinnega Gesù. E c'è un, credo sia Giovanni, che lui dice che lo guarda quando nega, si gira e lo vede. Quando Pietro incrocia lo sguardo di Gesù, lui scoppia poi a piangere. È come se in quello sguardo, in quei pochissimi secondi, gli avesse detto tantissime cose e alla fine lo guarisce quando dopo la resurrezione lo incontro sul lago. E gli fa tutto quel discorso di mi ami Pietro per 3 volte, come quelle 3 volte che lui l'ha negato. E quindi è un sostituire un'immagine negativa, è un sostituire un'azione di errore che ha fatto, l'ha guarito Certo. nel profondo e lo ha preparato a essere poi uno straordinario apostolo. Cioè non vedo un Gesù che punisce e sale dal dito, ma un Gesù che conosce l'animo umano e che conosce le chiavi per entrare in quell'animo umano. Quindi io sarò sempre una sostenitrice
della psicologia, quella intelligente, fatta da persone intelligenti che hanno rispetto per la vita umana, e come tutti gli ambienti, come ho detto prima, c'è un po' di tutto, ma se l'uomo ha sbagliato non vuol dire che la psicologia deve cadere, non è buona, è che l'uomo è quella donna che ha sbagliato e che non è stata capace di lavorare, ma la psicologia in sé rimane. È come se un medico ti ha sbagliato la fasciatura, mo facciamo cadere la medicina, no, è quel medico che ha sbagliato, quindi l'equilibrio ci vuole sempre in tutto. Io credo che può esserci solo d'aiuto, che in nessun modo contraddice la Bibbia, e non vi sentite in colpa se non ricevete aiuto che fa per voi, se non ci sono persone vicine che hanno compreso come aiutarvi. Non deve essere necessariamente l'ultima spiaggia, lo faccio perché sono disperata, però pensateci, non vi sentite in colpa, e se vi sentite in colpa andate da Dio e presentate questo a Lui, e io sono sicura che vi risponderà, anche perché guardate la meravigliosa cristiana che ci ha passato questa conoscenza con questo modo così che sa, e c'è lo Spirito dietro. Allora io ci vado molto volentieri a ti prego, ho bisogno di aiuto, perché le persone vicino a me non sono riuscite ad aiutarmi in maniera totalitaria, efficace, effettiva, quindi perché no? Perché no? Benissimo, giusto, lo sa? Benissimo. Siamo arrivati alla conclusione. Io per concludere voglio leggere un versetto che si trova in Matteo 11, da 28 a 30, dove dice: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio gioco e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete il riposo per le anime vostre, poiché il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero. Quindi, alleluia! Cerchiamo aiuto a Dio, ma non vergogniamoci di cercare anche aiuto, un aiuto da psicologi, dove loro ci possono anche aiutare a uscire fuori. Quindi non ci vergogniamo, ragazzi, non è mancanza di fede, la fede ce l'abbiamo, però abbiamo bisogno di aiuto. Amen. Ok? Cristiana, è stato un piacere averti qui oggi. Grazie. Grazie tantissime. Danila. Grazie Cristiana. Noi grazie, ci sentiamo sempre. A me non mi ringrazi, Rosanna. No, a te non ti ringrazio. Mi fai tante la tragica. Noi siamo tragiche, quindi non ci ringraziamo. Noi siamo tragiche. Va bene, grazie. Un salutone e un bacione a tutti voi. Ciao. Ciao a tutti. Fai il conteggio. 3, 2, 1, ciak. Shalom, shalom a tutti. Benvenuti. Sapevo io. Eccolo il blooper. Vabbè, dai.